Ciao ragazze, eccomi qui per il video prodotti finiti. Ne ho un pochettino più di 10 perché è passato un po' di tempo dall'ultimo video, guardavo in alto a vedere quanta batteria mi rimaneva. E nulla, comincio subito perché dopo devo fare un altro video, quindi mi deve durare la batteria. Allora, primo prodotto finito, questa crema corpo. In questo video vi metto due prodotti che non sono solo di make-up o unghie. Ma mi piace farveli vedere perché non faccio prodotti finiti di uso quotidiano, quindi quando finisco qualche crema corpo, qualche prodotto particolare che mi piace farvi vedere, ve li inserisco qua. Ho terminato questa crema corpo della Sephora che mi è stata omaggiata, è un 75 ml per faccia, corpo, mani e ha una scadenza di 12 mesi, ma l'ho utilizzata in 4-5 volte. Comunque ha la profumazione buonissima perché una profumazione fresca, non è stucchevole come profumazione. La crema si presentava bianca e si assorbiva facilmente. Mi è piaciuta, penso che farò un giretto da Sephora a vedere quanto costa, diciamo, la full size di questo qua, perché questo qui penso sia stata un po' una mini size, un campioncino, però non mi è stato omaggiato come campioncino perché con la Sephora sono un po' incavolata, perché uno spende a volte anche 200 euro, gli vengono dati dei campioncini senza chiedere il gusto di profumazione, diciamo l'odore che gli piace a una persona, il profumo, la tipologia di profumo, terminologia adatta e uso, va bene. E quindi questo qua mi è stato omaggiato con qualche cartolina. Poi mia mamma, questo qua l'ha finito lei, è il siero dell'Avon, siero 7S. Si presenta con una pompetta, si schiacciava qui e usciva il prodotto. Questo ha 30 ml e una durata di 12 mesi. Non si vedrà sicuramente nulla. Comunque, le è piaciuta l'odore, lei usa tutta la linea. Poi io ho finito, e questo per quanto riguarda il viso, ancora, ho finito questo tonico dell'Avon, ma è vecchissimo, e lo tenevo a Torino, ho tirato fuori le cose da terminare, perché guardando molti video di voi ragazze, ho trovato che io ammucchio a volte tanti prodotti, li provo, arrivano fino a un certo punto, poi li accantono e provo altri, invece adesso no, comincio e ti finisco. Quindi questo acetone senza acetone. Questo tonico senza alcol, 200 ml di prodotto. La profumazione è buona, mi piace. Anche questo sa di fresco, sa di pulito, è una buona sensazione che lascia sul viso. Pratica questa confezione qua, fatta così, mi piace proprio anche da portare via perché è plastica, quindi bene, adesso vabbè, è cambiata la confezione. Poi, per quanto riguarda lo struccaggio, ho terminato tre pacchetti di dischetti di Ovatta. Allora, questo qua è della Inea Makeup, 120 dischetti. Questi mi sono piaciuti tutti questi qua. Ora i prezzi si aggiornano dai 80 a 1,10 euro più o meno. Poi ho finito questo qui della Pompon, 80 come pezzi, e poi questo qui della Carrefour, 120 pezzi. Poi, come salviettine struccanti, ho terminato anche, non salviettine struccanti, ma salviettine, quelle là, diciamo, uso quotidiano, ma non le ho qui, ne ho qui due o tre pacchetti, ma ho preferito buttarle, farvi vedere crema o quant'altro. Ho terminato queste salviettine struccanti della Valentina. Ce n'erano 40, mi piace il fatto che ha questo apri e chiudi della confezione. Le salviettine erano, vabbè, un po' più piccole rispetto alle altre. La profumazione mi piace, sa di un po' di fiori, leggero, mi piace il fatto che si chiudevano. Le ho pagate 1 euro al mercato, erano una attaccata all'altra, quindi finita si doveva tirare un po' e si staccava. Erano un pochettino più piccole, più o meno così. Una mi riusciva a struccare bene il viso, con l'altra mi struccavo gli occhi. Cosa che magari a volte con le altre ne uso una, però poi devo passare il dischetto di Ovatta. Quindi sinceramente per 40 salviettine 1 euro
mi sono piaciute, rimanevano imbevute anche bene, perché io con questa marca non mi ero trovata bene un po' di anni fa. Comunque sì, le ricomprerei di nuovo. Ho terminato un pacco di salviettine da 25 della Ocean, 3 in 1, vabbè, qua c'è scritto sempre latte, detergente, tonico e salviettine, io lo utilizzo solo come salviettine, l'apertura così. A mio fidanzato non piace la profumazione, quindi ne ho ancora qualche pacchetto da fare fuori, costa 1,49 €, mi piace come comunque pulisco nel viso. Questo è un altro ultimo pacchetto di salviettine, 25 pezzi, queste costano 1,29 €, dell'Aquavis, comprata Lins. Queste qua mi piacciono tantissimo, mi piace il profumo, mi piace come è fatto, il profumo è fresco, quindi a me le cose, il viso quando uno si strucca e dà la sensazione di fresco, di pulito, lo adoro. Queste qua mi piacciono tantissimo, 25 salviettine per 1,39 €, 29 che costano. Qua c'è scritto anche per il trucco waterproof, sinceramente ora non ci faccio caso questa cosa qui, però strucca bene anche il mascara, sia queste che queste. Questa qua devo farci un pochettino più di forza. Poi cestino questo qui, perché è vecchissimo, l'avevo preso dai cinesi, non mi ricordo neanche più quanto tempo fa, ha un odore pessimo e comunque vabbè, è tutto rovinato, non mi piace più, via, ora che ho altri pennelli, via. Ho terminato questa lima che mi era stata data al Cosmo Prof insieme ad altre un po' di tempo fa. Poi faccio vedere i profumi e poi la parte make up. Questo periodo ho terminato anche un pochettino di make up e anche un po' di profumi. Allora, ho terminato questo profumo, che adesso, vabbè, i nomi di questi profumi mi sfuggono, non mi sono preparata su questo. Comunque, sono profumi, questi che sto facendo vedere, dell'Avon, questo qui, e tra, diciamo, gli ultimi usciti di qualche anno fa, è un 50 ml di prodotto, stavo cercando di vedere se era qua. Comunque, questo profumo qui, 30 ml, buonissimo, dolce, mi sembra che cominci con la T. Allora, dolce non sa di fiori, sa un pochettino, forse un sottotono, è un po' fruttato, molto molto dolce come piace a me, il colore era sul rosa, mi è piaciuto. Poi ho finito questo qua, Ultra Sexy di Avon, sempre questo è un 50 ml, questo ho detto 30, ma era 50, non so perché ho detto 30. Comunque anche questo qui è un 50 ml, carinissima questa cosa della confezione, questo è il tappino, si levava, mi piace tantissimo questo pompon. Poi sempre di Avon, questo qui è Rare Gold, 50 ml, questo è buonissimo, il classico profumo, diciamo, come lo chiamo io, quei profumi antichi, mi piacciono tantissimo. Dolce ma non è stucchevole, a me i profumi piacciono dolci, ma non piacciono che poi dopo un po' che uno li mette addosso sente questo profumo, mi fa venire anche un po' mal di testa. Poi ultimo profumo che ho finito, questo qua è della Yves Rocher Vaniglia Nera, questo qua è un 50 ml, ma non si leggerà questa cosa. Anche questo qui dolce, vaniglia, mi piace tantissimo, ottimo come profumo. Poi ho finito come make up, passiamo al make up, questo qui della Kiko, che sono, prendete, era un liquido illuminante, si metteva magari qua sotto un po' prese luci così, io lo usavo o per tutto il viso quando magari uscivo la sera, volevo un effetto un po' più carino, e mi si è seccato, praticamente fatto così, si schiacciava e uscivano, anzi vediamo se riesco a far vedere ancora, ecco qua, era così, e dava questo effetto sbrilluccicoso al viso, mi si è seccato, quindi io lo mettevo soprattutto sugli occhi quando uscivo la sera, quindi lo mettevo sugli occhi e aveva tutto questo effetto sbrilluccicoso. Molto molto bello, un 5 ml di prodotto, 6 mesi, io vabbè ce l'ho da almeno 2 annetti, via. Poi ho finito questo fondotinta trasparente, diciamo primer viso, con protezione solare 20 dell'Avon, un 30 ml di prodotto. Questo qui si apriva il tappino e si schiacciava.
Io lo uso pochissimo il primer viso, quindi questo qua ci ho messo veramente tanto. Questo era definito come fondotinta trasparente, appunto. Mi è piaciuto l'effetto suo, lo fa, tiene bene il trucco. Poi ho finito finalmente, la confezione si è praticamente andata in frantumi, la cipria della Paris Memory, è scritto qui, e stanno continuando a cadere i pezzi, ma pazienza. Questa è la shade 01. Come colorazione, era una colorazione chiarissima, 12 grammi di prodotto per un pao di 12 mesi. Io l'ho comprata al Cosmoprof 2 anni fa. Vabbè, non l'ho iniziata 2 anni fa, però. Poi ho finito questo piccolo mascara che ho trovato della The Color Workshop. Che ho trovato nelle trussine, l'ho utilizzato pochissimo perché poi mi si è seccato, infatti non esce neanche più fuori. Poi ho finito altri due mascara, questo qui dell'Avon della Colortrend, un 7 ml di prodotto nero, anche il campioncino era nero. Qua mi piaceva tantissimo lo scovolino perché era fatto un po' girato, arricciato su se stesso, mi piaceva l'effetto che faceva sulle ciglia. Comunque costano poco quei prodotti Avon e sono anche delle ottime possibilità che una persona può avere per provare i prodotti, soprattutto quando sono in offerta. Poi ho terminato questo mascara della P2 preso al Cosmoprof l'anno scorso, effetto 5D. Abbiamo un 9 ml di prodotto per un pau di 16 mesi. Vabbè, 16 mesi, 6 mesi, non lo so ragazzi, oggi sto dicendo, sto tirando i numeri. Allora, lo scovolino era così, come potete notare, verso la punta va a restringersi un po', diciamo un po' curvetto. Mi piaceva, sì, l'unica cosa, si è seccato molto molto facilmente. Io ho anche questo pensiero, essendo comprati al Cosmoprof, non vorrei anche che li hanno già aperti, anche per farli magari provare a vedere, e poi chiudendoli, giustamente il mascara, come si sa, dopo che è aperto, dopo per fare il danno, dopo che è aperto dura comunque poco perché si secca facilmente. Ho terminato questo gloss di Avon, questo mi ha aiutato mia mamma. Vabbè, allora, della Perfect Kiss, 6 ml di prodotto. E il colore era Butter Me Up, come pau qua non c'è scritto, ma penso sia massimo un anno. Si presentava così e questa era la colorazione. Questo qua che vedete al fondo non è il prodotto, ma è tutto il rimasuglio che non viene più su, cioè solo più, diciamo, i resti. Poi, ultimo prodotto, e poi finisco questo video, matita dell'Avon, matita eyeliner nera, quelle che si autotemperano, terminata, questa qui come colore è nero, e vabbè, qua non c'è scritto nient'altro, è 24 mesi dall'apertura. Volevo dirvi la quantità, ma non c'è scritto, penso comunque siano 3 grammi, 3-4 grammi di prodotto. Queste qua le adoro tantissimo, queste costano circa sui 4,5 euro. Un'alternativa potrebbe essere quella della Essence, che è anche molto buona, costa 2 euro. L'unica differenza minima che ho notato io è la durata, queste qua mi durano leggermente di più sull'occhio rispetto a quella della Essence. Però diciamo che se uno deve stare tutta la giornata, magari questo è un attimino migliore. Però se uno sta truccato 5 ore, la differenza non la nota. Comunque questa è un'ottima matita e per 4,50 euro si può fare. A volte si trova anche a 3 euro in base alle offerte. Nulla ragazzi, questi sono i prodotti finiti dell'ultimo periodo per quanto riguarda la cura del viso e del make-up. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao!